di qui inizio il nostro viaggio e di qui finisce, perché ormai sono le 5 pomeriggio, ultimo giorno, mo si va a casa, poi stasera si andrà a cena con Daisuke, il mitico che ci ha accompagnato nella sua umile dimora per 2 settimane. E da qui è vero, è proprio iniziato la prima sera. Eh sì, la prima sera usciti dalla Chiavara siamo passati di qui per sbaglio. Per sbaglio siamo passati di qui. Avevamo trovato questa a sinistra. Tempietto un bel tempione su. Dio, davvero, è stata un'esperienza unica. Speriamo ripetibile, perché. Ma per me sicuro. Certo, no. Assolutamente, lo spero tanto anch'io. Praticamente due settimane sono passate velocissime. Sì, è vero. All'inizio sembrava di no, ma poi dopo. All'inizio sembrava di no, ma poi siamo arrivati a 2 settimane in una maniera velocissima. Questi battiti che sentite sono le persone che pregano all'interno del tempo. Eh sì. Questo è. E niente. Finisce qui. Ci si vede a cena forse, non lo so. O domattina direttamente con i prossimi video sull'aereo in aeroporto. Ma credo che per il Giappone è finita qua. Ma sì, tanto si fa cupo il tempo. Tanto fra andato a lasciare qualche cosa là e via. Ci siamo. It's the final countdown. Alle 9.22 abbiamo il treno che ci porta in aeroporto. Terminal 1. Chissà perché ci ricordavamo Terminal 1. Boh. Tra l'altro il metro. Questa va dietro. Anche nel finale non mollano i giapponesi. Allora, ero in metro con le valigie, a un certo punto vedevi uno ci sta un po' a guardare, no? Da lontano. E un po' viene lì vicino e fa: dove andate? Io ho detto in Italia. E adesso ho detto al Narita Airport, no? Ha cominciato a darci indicazioni con anche l'orario del treno preciso al minuto da prendere. È vero. Allora il treno c'è alle 9.22. Al binario 4. Al binario 4. Binario 4, 9.22. Cioè non è che li abbiamo chiesto noi, è venuto lui a informarci meglio per sicurezza magari. Non so se era perché ci voleva rimandare a caos o perché. Vabbè. Comunque. Finale, ci vediamo direi in aeroporto diretti quando abbiamo posato i bagagli, fatto il check-in. Cazzi e mazzi, ho mangiato quelle poche briciole che si sono rimaste. Sì, infatti. Ho fatto il check-in. Oddio! Abbiamo fatto il cecchino! Siamo emigrati in Giappone, adesso siamo a emigrare, sì. Dal Japan. Siamo a tornare. Gate 17 che è il nostro. Tanto per portarci un po' di. Porca troia, è vero! Allora, a me sono nato di venerdì 17, fa un po' di. Sì. Cazzo adesso. Via male. Vabbè. Dicevo che il 17 cosa? Non vuol dire, ragazzi, non facciamoci prendere dallo sconforto. No. Allora qui c'è la salita, speriamo che non c'è nessuno adesso. Fra me che ci vuole personalità, mo, eh. Sì, sì. Ma ci vuole personalità, eh. Per salire sulla aereo intendi? Sì. Mo ci vuole tanta personalità. No, più che altro sai cosa ci vuole. Ci vuole. Una pisciata di quelle grosse. Bravo! Mi sono girato a destra. Prendi con il pensiero qui, c'è qualche robot qua. Sì, sì, qualche. E ti giri, Jess. Nanomacchina. Come si fa ad andare a Narita? Ti giri una rita a sinistra. Oddio, mi senti che seggiolini, fra altro che quelli di ferro da noi ha. Oh ma
Io se giovi per dire vuoi dormire? Non c'è problema, via. Sdraiati qui, dormi fino a 6 di. Dormi 6 di qui. Ma poi guarda, cioè, in aeroporto. Ma non volendo andare a Milano, così io ci dormivo tranquillamente una notte. Ma credo, ma facevo anche una settimana di vacanza. Non scherzare. Almeno c'hai i posti divisi ognuno, quindi è già una cagnara, perché tutti sono divisi, quindi se mi voglio sdraiare non posso, perché sono tutti divisi, devo stare così. Anche se è vuoto, completamente deserto, devo stare qui. Devo stare seduto normale. Vabbè dai, mustacco, ci si vede in Italia. Ci si rivede, sì, è vero. No, in aereo, ma... Sì, in aereo. Questo è sicuramente l'ultimo saluto dal Giappone. Searching for something that I can reach. I'm searching for something that I can reach. My ghost, where did you go? I can't find you in the body sleeping next to me. My ghost.